Per cucinartusi.it oggi sono arrivato sino a Agrigento e sono a San Leone, che è Una zona una marittima zona interessante di Agrigento. balneare del comune di Agrigento, molto, molto conosciuta e molto ricercata, in una struttura che si chiama Baia di Di Ulisse. Ulisse. E in effetti, se uno si affaccia qua, lo potete vedere in altre riprese che abbiamo fatto stamattina e anche nelle fotografie. Se uno si affaccia qui, c'è un mare bellissimo, c'è questa baia. Non so se era di Ulisse, ma non è di Ulisse, però La baia è sicuramente questa. però sicuramente è bello. E sono qui con Carmelo Tondo, che è lo chef della struttura. Struttura Esatto. che tra l'altro ha due location, una invernale al coperto e una estiva, ovviamente siamo ad agosto, dove possiamo essere? Nella zona del Nella mare. zona estiva. Io qua vedo un mare blu straordinario di fronte a me e Carmelo. Tu sembri un ragazzino, ma non lo sei. Esatto. Alle spalle hai un bel po' di esperienza, più di 20 anni, guarda. Esattamente, più di 20 anni di esperienza. E io vorrei che tu velocemente mi raccontassi come mai hai fatto la scelta di cucinare per gli altri. Allora, tutto nasce dall'inizio, perché Tu nella sei da vita, Agrigento. esatto, io sono da Agrigento, io nella vita volevo fare questo. Io quando parlavo con i miei genitori, il mio sogno era cucinare per tante E persone. perché? È una cosa che mi sono sempre trovata all'interno. Quindi praticamente dico, io nella vita devo fare questo. Ma che so, la mamma, la nonna facevano dei banchetti a casa? Ma no, è una No. passione proprio che ho avuto all'interno. Poi il discorso della cucina della nonna, sì, questo è arrivato in secondo tempo, anche se poco, non come si dice, tutto tramite la nonna, è una cosa che ho sempre Tu voluto sapevi fare. che volevi cucinare Volevo cucinare prima? per tante persone, era questa la parola che dicevo sempre a mia madre. E alla fine raggiungere questo obiettivo per me c'è un onore, è una cosa importante, perché alla fine non sto lavorando, sto facendo la mia passione, quello che volevo fare. Beh, c'è un detto, credo cinese, ma non mi ricordo, qualcuno l'avrà, diciamo, enunciato. C'è un detto che dice: fai il lavoro che ti piace e non lavorerai un Giorno della giorno. tua vita, Ed è esattamente. un po' così, È un presumo, po' così. Cioè, è un detto che alla fine io me lo sono ritrovato per te. veramente Sì, dentro. sì. Quindi ho E fatto il quindi? percorso della scuola alberghiero, Alberghiero. all'istituto Però, di Favara. Però prima prima dell'alberghiero. dell'alberghiero, praticamente, essendo che la scuola era distante un po' da casa mia, i miei genitori, visto che ero ancora piccolo, dice: senti, fai una scuola totalmente diversa da quella che volevo fare io. E mi hanno mandato in un istituto commerciale. E ho fatto un anno, sono stato promosso, da lì ho detto: papà, io a scuola non ci vado più. Dici, che è successo? Gli dico: o mi mandate all'alberghiero o io mi sto a casa, perché io voglio fare questo. E da lì mi hanno fatto fare una A sorta di Favara. esame a Favara, e dove mi hanno inserito direttamente alla scuola alberghiero, dove ho Perfetto. completato il diploma, eccetera, eccetera. Velocemente, sei uscito per l'alberghiero, hai girato qua in zona, sei stato fuori, raccontami un po' Io dove. praticamente fuori non ci sono stato, tranne per qualche corso di specializzazione. Ho solamente girato i migliori hotel che ci sono qua ad Agrigento, quindi i 4 e i 5 stelle. Prima ancora di entrare dentro le cucine, io ero dentro le pizzerie. Io ho iniziato a lavorare a 12 anni, quindi dai 12 ai 17 anni sono stato in pizzeria. A 17 anni, come regalo di compleanno, mi sono comprato una pizzeria. Quindi già a 17 anni ero gestore di una pizzeria tutta mia. Anche se poi arrivo a un certo punto e dico: la pizza non mi soddisfa più. E quindi ho cercato di puntare dentro una cucina. Dall'inizio, diciamo, la scalata, quindi dal taglio pomodoro a salire. Il pane che porterai a tavola, che Esatto, fai tu, sarà esatto. straordinario, giusto? Parliamo di 20 anni di impasti e di lavorazione. Con la maturazione, eccetera. Esatto, Perfetto, esatto, io direi allora di cominciare ad esatto. E assaggiare iniziamo dal il tuo fare. lavoro. Oggi non cucinerai per tanti, siamo due, io e Lidia Faccio Caracausi, il possibile, dai. però di pomeriggio c'è un banchetto, Esatto. quindi lì Anche oggi. ti puoi sbizzarrire. Bene, e allora a fra poco con la prima portata che ci farà assaggiare Carmelo Tondo della Baia di Ulisse. Bene, e rieccoci con... Cos'è questo, un antipasto? Questo è una petit zero, un hamus bush, dai. Perfetto, è bello, diciamo, cicciotto, però. E ci siamo dimenticati però di dire che questa struttura è stata rilevata dalla proprietà nel fine 2007 e è stata, diciamo, Portata alla fatta luce, evolvere esattamente. da un 3 stelle a un 4 stelle, con particolare attenzione alla cucina, ed ecco anche perché io sono qui, cosa che in tanti alberghi non è scontata.
Esatto. Diciamola così. Questa attenzione particolare. E qua sono passati tanti chef di questo territorio, molto conosciuti, molto bravi, i primi che mi vengono in mente, anche perché li conosco personalmente, sono Toto Gambuzza, ma soprattutto Mario Consentino, che è un'istituzione qui ad Agrigento. Esatto. E che tra l'altro tu mi dicevi è stato il tuo primo chef. È stato il mio primo chef in assoluto. Dopo tanti anni di amicizia, così è diventato anche il. Mi doveva battezzare a me, quindi è diventato il mio padrino. Quindi a maggior ragione. Quindi, esattamente. Quindi la tipologia di struttura è questa, ripeto, attenzione anche alla cucina, non solo all'accoglienza. E, bene, cosa mi hai portato qui? Intanto lo facciamo vedere meglio. Allora, praticamente qua abbiamo uno sfincionetto assieme a una focaccia. Aspetta, che sarebbe questo? Esattamente. Okay. Parliamo di 20 ore di maturazione e una farina per ciasacchi. 20 ore di maturazione. Esatto. Quindi una farina semi-integrale. Semi-integrale. La per ciasacchi, esattamente. E lì ho voluto realizzare un supplì di couscous al nero di seppia, pecorino. Che è questo? Esattamente, e verdurine croccanti. Croccantissimo. Quindi la panatura l'ho fatta con questa, adesso che si usa un po' questa panatura croccante, il panko. Tipo infatti il panko, sì. Che è diciamo un pan grattato disidratato. Esattamente. Per aumentare la croccantezza. Sì, tra l'altro costosissimo. Lo so. Molto costoso, sì. Non lo sa quasi nessuno. E dentro quindi abbiamo il couscous al nero di seppia. Al nero di seppia e verdurine croccanti. Qui invece? Questo di qua è una chiamiamola focaccia classica, a base di olio d'oliva, parmigiano e origano. Sempre con il discorso della maturazione dietro e la farina per ciasacchi. Quindi questo è un po' come questo, però esattamente, la versione bianca e la versione rossa abbiamo. Perfetto, questi sono duplicato. Esattamente. Qua evidentemente. E dico, non c'è rimasto che assaggiare. Io lo prendo, posso prendere sì, certo. Con le mani, considerando che è una farina molto pesante, è una farina integrale, dal colore si vede anche che è poco burattata, tra l'altro, quindi è bella ricca di crusca. Quindi può darsi che tu fai una biga? Sì, sì. Anche? Io spesso utilizzo o la biga o addirittura il poolish, cioè come sì. Chiamata anche come una biga sì. Liquida. Sì, praticamente sì. Facciamo la fermentazione, esatto. La sera sì. Prima. Sì, 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 sì. Così magari per accelerare nei tempi. Quindi automaticamente farai anche idratazioni per serie. Forza. Esatto. 75, ed altro, parliamo dai 75 a salire. A salire, infatti, dico, si vede. Bene, mi è rimasto solo di assaggiarlo, è una spugnetta, dico complimenti. Allora, dal profumo del formaggio che tu hai grattugiato, ma anche dal pomodoro, si sente... Questo, dimenticavo a dire, è un pomodoro affumicato, quindi sono dei pomodori ciliegini passati in forno ad altissima temperatura e poi vengono frullati. Quindi, così gli zuccheri, diciamo, danno questa sorta di caramellizzazione. Perché sentiva che era un po' troppo intenso, stavo arrivando lì, ti stavo a fare la domanda sul pomodoro. In bocca si scioglie, ovviamente, perché già parliamo di farine che hanno poco glutine. Esatto. Tu le hai portate a 20 ore di maturazione in frigorifero e quindi già abbastanza spinta, buonissima, non lo mangio tutto ma fra poco ci ritornerò. E poi ci abbiamo questa pallina di couscous. Sì. Sarà croccantissima. Profuma. C'è l'effetto crunch, no? Sì. All'interno abbiamo, oltre la seppia, delle verdurine croccanti che sono state leggermente spadellate con del curry per dare questa aroma in più. Veramente molto buono. Buonissimo. Bene. Io direi di passare avanti. Esatto. Cosa ci porti adesso? Adesso... Non me lo dire. Okay. Lo scopriremo fra poco. Carmelo, cosa mi hai portato adesso? Adesso ho portato come primo ingresso questo piatto che l'ho chiamato imperiale di gambero. Praticamente parliamo di un gambero rosso mazzara. Aspetta, che è questo qua. Esattamente. Con delle verdure abbastanza croccanti e un sorbetto di mela verde che servirà a rinfrescare il piatto. Che è questo qui che si sta sciogliendo ovviamente, ma che diciamo, nonostante si stia sciogliendo poi va a... Servirà ad amalgamare tutti gli ingredienti e apporterà la sua freschezza. Ora, intanto a guardarlo così, complessivamente,
mi ispira grande croccantezza, perché ho visto che tu le verdurine le sai diciamo cuocere, proprio tu le spadelli appena. Esattamente. Infatti, ma il gambero, nonostante sia cotto, è assolutamente super croccante. E guardarlo così è veramente, a guardarlo così giustifica il nome che gli è dato. È effettivamente un gambero imperiale. Nella mela, con quella sua dolcezza, va a dare la freschezza a completare il piatto. Sì, è fresco, ma c'è un filo di dolcezza, ovviamente, perché è sempre una frutta, e unisce la dolcezza del gambero con le verdurine. Fa da tramite, veramente un piatto molto molto interessante. E adesso cosa ci aspetta? Adesso vi porterò... Ah, non me lo dire, fra poco. Bene, io mi dovete scusare, ma io nell'ultimo piatto, tutto quel guazzetto del sorbetto, ho fatto pure la rima, non potevo, diciamo, lasciarlo lì, e allora ho approfittato del tuo pane che tu prepari, d'altronde tu hai questo know-how da pizzaiolo. Esatto. E lo facciamo vedere. Questo è un pane di? Questo è un pane di Tumminio. Viene maturato per 24 ore in frigorifero, quindi a una temperatura di 4 gradi controllata. E poi abbiamo dei grissini con classici, diciamo, da farina bianca, leggermente spolverizzati con del mais. Questo pane, ovviamente, per renderlo così morbido, spugnoso, secondo me tu farai almeno bighe. Sì, praticamente varie. Lavoro spesso o con la biga o con il pulish, anche esatto. Se tendenzialmente preferisco lavorare con il pulish. La particolarità anche di questo pane è l'idratazione, che parliamo oltre 70% di idratazione. Infatti. E poi in questo pane ho inserito dei semi di finocchio. Sì. Perché praticamente qua da Agrigento, con il discorso di un santo, c'è la particolarità di andare a inserire i semi di finocchio nel pane. Quindi per tradizione, quando faccio l'impasto, metto sempre un po' di finocchietto, così per, come dicevo, per tradizione. Ricordare questa tradizione. Esattamente. Oltre questo, come si dice sempre, il discorso della cucina della nonna, l'unica cosa che realmente io ho preso da mia nonna è come impastare il pane. E c'è una cosa che faccio sempre, non so se fa ridere o fa emozionare questa cosa, quando l'impasto è pronto io do sempre un bacio prima di farlo lievitare. Questa è una cosa per la gratificazione del prodotto che uscirà dopo. Il sapore, ovviamente, è quello portato alla Tumminia. È un filo dolce, come di solito capita con questo tipo di farine. E il finocchio, secondo me, è talmente microdosato che si confonde col sapore tipico della castagna alla Tumminia. Esatto. Quindi, diciamo, non va a coprire il sapore. Esatto, non si scopre, tra virgolette. Cioè, ci sono, ma sono nascosto. Molto interessante. Io direi adesso di passare a... non me lo dire. Lo vediamo subito. Cosa mi hai portato adesso? Allora, adesso ho portato una tartare di tonno. Solo che praticamente questa non è sempre il menù, la tartare di tonno. Perché la tartare di tonno la preparo solamente quando i nostri fornitori locali ci portano del tonno. Quindi questo è un tonno pescato. Esattamente, qui. Pescato qui in zona, naturalmente abbattuto, eccetera, eccetera. Certo. Oltre, il problema è l'anisakis, quindi. Questa è la cosa fondamentale. Certo. Quindi è stato abbattuto a meno 40 gradi per tutti gli eventuali problemi. Esatto. Ho inserito una salsa Caesar. Volevo dare questo tocco in più al tonno. Questo? Sì, esattamente, per spingere un po' i sapori e alzarlo un po' di più. Mm-hmm. Questo è un pomodorino giallo. Un pomodorino giallo in versione confit e della cipolla rossa maturata. Ma io sto sentendo in questo momento il profumo della cipolla, che dovrebbe essere questo qui dietro, giusto? Esatto. Facciamo vedere. E questo, per chi non lo sapesse, è il frutto del cappero, che si chiama cucuncio. Esatto. Cioè il capperino, che è il fiore, e questo è il frutto. Perfetto. Che spesso non, si fa confusione. Questo è il frutto del cappero. Questo è il frutto del cappero. Questa, diciamo, decorazione dorata, che cos'è? Questo di qua è praticamente del pan tostato, leggermente arricchito con della curcuma, per dare questo colore così questo acceso. Colore così acceso. Ha un nome il piatto? Questo di qua, certo. La mia tartare di tonno. E certo. Te sei uscito fresco. Beh, dobbiamo assolutamente assaggiarla.
mettiamo il fiorellino. Allora. Ma tu ci hai messo qualcosa di orientale anche qua. Esatto. Perché tu hai questo vizio. Io praticamente ho evitato di mettere sale, abbiamo messo solo semplicemente della salsa di soia. Ti stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Allora, si scioglie in bocca questo tonno e ovviamente qui la salsa ha il suo ruolo e poi non è la solita tartare semiscondita con qualche erbetta. Dietro c'è un lavoro enorme anche di condimento. Esatto. Assolutamente molto interessante. Bene, ci dobbiamo fermare, se no me la mangio tutta. E siamo passati ai primi. Ci però siamo. Poi è successa una cosa. Tanto questo che cos'è? Questa qua è una bigoli a ragù di triglia e finocchietto. Però ora vediamo che c'è tutto qui un discorso lungo. C'è una decorazione che non ci doveva essere, ma tu l'hai voluta mettere. Perché io, diciamo, fra la tua norma particolarissima e questo ragù, ho preferito questo ragù. C'è da dire che, tornando al tavolo poco fa, una cliente ti ha fermato, ti ha fatto i complimenti per la norma. In seguito a un complimento che ho ascoltato in maniera assolutamente casuale sulla pasta alla norma di Carmelo Tondo, sì, sono con la signora Noemi, certo, che da Caserta è venuta qui, sì, a godere delle bellezze di questa baia di Ulisse e quindi anche della Sicilia, assolutamente. E a cui chiederei, appunto, visto che lei l'ha assaggiata e ne è rimasta così colpita, veramente tanto, me la descriva, cosa le ha suscitato questa pasta? Veramente un'emozione unica, in quanto non è la solita norma che si è abituati a mangiare in Sicilia. È una rivisitazione che ha fatto il cuoco, che è con una polvere di pomodoro sopra, che nel complesso rende ancora più spinto, intensa. Esatto, anche più intenso il sapore. Perché sotto ha messo la crema di melanzane, con sotto anche la crema del formaggio, che non è sempre grattugiato sopra come siamo abituati a vederlo il cacio grattugiato sopra. Quindi questa crema dà ancora di più una spinta alla melanzana che è sotto, che è un po' più amarognola ovviamente, e qui invece la dolcezza del pomodoro va a contrastare questa cosa, ed è veramente una piccola poesia in bocca che si sente in quel momento. È talmente tanto buona che l'ho ordinata per due volte consecutivamente in questo ristorante. Non contemporaneamente perché sarebbe troppo. In due sere consecutive sì, però, perché veramente mi ha entusiasmato non poco, quindi è una rivisitazione. Bene, io poco fa, infatti, parlando con Carmelo, l'ho definita una norma a tutto tondo, sì. Si chiama Tondo di cognome perché giustamente lei diceva, parlava di spinta, sì. Lui cosa ha fatto? Gli ingredienti base della norma li ha concentrati, polvere di pomodoro è concentrata, la melanzana è concentrata e così via, ecco perché, diciamo, i sapori erano così forti e così vivi. È un furbacchione questo ragazzo. È un furbacchione, ma ci è riuscito benissimo, sì, perché sì, sì. Veramente tutto il palato sente contemporaneamente, in bocca si sentono tutti i sapori. E con ben grande forza. Esatto, ma ben distinti, con grande forza, bella spinta, bella strong, però che lascia quella sensazione di aver mangiato bene. E poi non senti appesantito quel sugo che molte volte è molto caldo e quindi appesantisce tantissimo. Io la ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie alla signora Noemi. Grazie. Buona permanenza qui in Sicilia. Assolutamente, grazie. Prego. Questo vuol dire che forse hai scelto male. Allora, il discorso della norma è un discorso un po' particolare. Praticamente è un piatto storico che facciamo tutti. E ho fatto, diciamo, una chiave un po' particolare. Praticamente invece di utilizzare la salsa di pomodoro, io praticamente l'ho polverizzata, quindi utilizzo la polvere di pomodoro. Invece della ricotta salata messa sopra, grattugiata, viene mantecata con burro della ricotta salata, quindi i contrasti fra il salato e il dolce. E le melanzane invece che fritte facciamo un pesto. Quindi viene fatto pesto di melanzane, la pasta bianca spadellata con la ricotta salata e per finire la polvere di pomodoro. Allora, da quello che mi dici, stiamo parlando di sapori tutti concentrati. Esatto. E quindi forse è una norma tutto tondo. Rimanendo in tema. Rimanendo in tema di Carmelo Tondo.
Bene, ora capisco i complimenti. Sì, evidentemente ho scelto male, però io questo è successo e questo vi ho raccontato. E invece siamo con questo ragù alla triglia, che però sarà pure buonissimo, dove tu hai voluto mettere la decorazione e la pasta alla norma, perché giustamente dice, tu non mi hai voluto accettare la pasta e io ti metto la decorazione. Perché? Perché questa è una decorazione particolare, guardatela bene, eccola qua in tutto il suo splendore, tra l'altro grammature piuttosto, diciamo, importanti. Quanto siamo qua? Qua praticamente con tutto il condimento arriviamo a 100-110 grammi. Quindi diciamo un bel un piatto. Un buon piatto di pasta. Un buon piatto di pasta. E tranne l'entrée che tu hai preparato, che era doppio. Era per due, sì. Era per due. Poi tutto il resto sono grammature normali, sì, che sì, tu fai al ristorante. E quindi ritorniamo a questa decorazione, che è leggerissima, sottilissima. E praticamente la particolarità, oltre ad essere una chips di melanzane che si trova, è diventata trasparente. È una melanzana, una chips di melanzana che qui. Ce l'ho chiamata melanzana ghost, praticamente. Melanzana? Melanzana ghost. Quindi fa una melanzana fantastica. Per fare una melanzana di queste ci occorrono circa 2 giorni di lavoro. Però il risultato è. Certo. È particolare. Assolutamente. Non diciamo ovviamente come l'hai realizzata. L'ho realizzata e basta. Bene, è la prima volta che la incontro, una melanzana trasparente, eccola qua lì. Bellissima. Bravo, assaggiamo la pasta. Allora, eccoci qui con questo ragù di triglia. Eccolo qua. Una pasta, che pasta hai usato? Questa è una Vigoli. Parliamo solamente di pasta fresca. Io al ristorante utilizzo infatti solo pasta fresca. Ma la fate voi o la no, fate no, è praticamente voi? di un pastificio qua siciliano, a pochi chilometri da noi. È un profumo. Allora, se togliessimo il mare che è portato dalla triglia, potrebbe essere un ragù di carne. Beh, anche questa pasta ha il suo perché. La pasta è assolutamente al dente, super al dente, ma è pasta all'uovo? No, questa non è pasta all'uovo. È una farina, pasta fresca, farina. Acqua, farina e sale. Beh, complimenti, perché è callosissima. La mollica che abbiamo messo di sopra, mm-hmm, è stata aromatizzata, quindi prima sono del pane passato in forno, mm-hmm, e poi frullato ed aggiunto del rosmarino per dare questo profumo in più nella mollica. Non è che tu per caso fai qualche magheggio con qualche soffritto a base di maiale, a base di... No. Per dare una spinta, una un spinta po' in più, no. No. Un po' un pezzetto di pancetta. Anche perché poi se è così devo dire tutti i miei trucchetti. Ah, però qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Il mondo animale, non quello, diciamo, pescato, ma quello terrestre c'è. Qualcosina ce l'abbiamo. Ecco. Per portare in altri sapori. Ecco. E quindi da qui si vede che è un ottimo palato. No, dico, perché l'impressione, l'effetto poi complessivo era troppo, diciamo, ambiguo, ecco, per dirla bene. E io sono convinto, sono indeciso fra il vitello e il maiale, ma forse il vitello, perché è un po' più delicato. Sì, sì, è più leggero. Guarda, un fondo di cottura, qualche cosa, qualcosina, un goccino. Qualcosina. Non me lo dirai mai, va bene così. Io direi di passare ai secondi, che dici? Ok, va bene. Sì, cosa mi porti? Ti porterò. Ah, non me lo dire. Fatto poco. Allora, Carmelo, dopo la norma a tutto tondo, che non abbiamo assaggiato, ma di cui ne abbiamo parlato talmente tanto, che è come se l'avessimo fatto. Siamo passati a... Siamo passati direttamente al falso magro che non ti aspetti. Al falso magro che non ti aspetti. Vedi che io dopo più di 20 anni ho ancora in memoria il famosissimo falso magro di Nino Graziano, ristorante Il Mulinazzo, inizi anni 2000. Quindi attenzione alla parola falso magro, di cosa sei interrenominato. Ma questo è di pesce. Questo è di pesce. Perché tu hai questo vizietto strano che tu... Andare a mischiare i sapori, la particolarità delle cose. Parli di pesce, c'è la carne, parli di carne, c'è il pesce. Rimaniamo sempre a tema Sicilia, quindi falso magro è un piatto conosciuto da tutti, dico, visto che siamo nella zona di mare, dico, perché non osare fare questa... E quindi raccontami questo piatto. Perché falso magro? Allora, praticamente, come dicevo, il falso magro è un piatto qua in Sicilia conosciuto da tutti.
quindi dico, visto che siamo nella zona del mare, che il 90% come hai visto del mio menù è tutto a base di mare, dico perché non andare a osare, a provare a fare i piatti già diciamo della cultura nostra siciliana mischiati al pesce. Quindi praticamente ho utilizzato del pesce spada con gli ingredienti, o quasi tutti gli ingredienti del falso magro. Ah. Che non possiamo svelare, perché li conosciamo. Ah, ho capito. Sì, sì. Tu chissà che c'è messo dentro. Ma che fa, lo tagliamo? E andiamo, dai. Facciamo sta prova. E intanto, qua io vedo delle pieghe. Allora, facciamo vedere. Di qua vedo delle pieghe, quindi... Questo è un involtino, giusto? Dico, adesso lo taglieremo e lo scopriremo. Il guazzetto che abbiamo utilizzato sotto sono delle olive nere infornate, quindi sono state per 6-7 ore messe in forno, patate con tutta la buccia, perché le patate con la buccia per me è il massimo, il gusto della patata particolare è quello. Ed è vero. E dei pomodorini. Questo è il nostro guazzetto. E qua c'è un ripieno a cubetti. Sì. Uva passa, questo lo sei prosciutto. Sì. Interessante. È un po' azzardato però. Lo so, è un po' azzardato. Molto azzardato, anzi, se però dire. Un piatto che va molto ed è molto gradito. Assaggiamo. Da non credere, funziona alla grande. Ma sento una affumicatura diffusa che non capisco da dove viene. Lo possiamo dire? Cos'è? Vuoi sapere anche questo? Abbiamo messo della scamorza affumicata. Nel ripieno? Nel ripieno. Che la scamorza è stata fatta a crema. Quindi è una crema per amalgamare il sapore all'interno. Allora, vedi te, si sta delineando una personalità ambigua. Appunto queste commissioni mare-terra, terra-mare. E poi questa abitudine a togliere l'acqua, a disseccare nelle olive, nel pomodoro, nella melanzana. Cioè tu tendi a togliere, perché l'acqua diluisce. Esatto. Se noi togliamo l'acqua, concentriamo un sapore. E lo possiamo gestire come vogliamo, meglio, no? Esatto. E dosare in maniera difficile, ma lo possiamo dosare. No, perché tendenzialmente io nella cucina cerco sempre di abbassare il sale proprio e lo vado tipo a spiccare con i sapori. Tipo esatto. L'olio lo rendo un po' più forte, come dicevo poco fa invece del sale uso un po' di soia, insomma così da evitare. Togliendo l'acqua ti viene più forte. Esatto. Perfetto. Io direi di andare avanti, cosa ci porti? No, adesso... No! Capito come funziona. Bene, tra poco lo scopriremo. Ebbene, ci è toccato un altro secondo. Quello che avrei dovuto fare con il primo, quindi con la pasta alla nonnata, l'abbiamo fatto proprio col pesce. E infatti abbiamo qui, di cosa stiamo parlando? Parliamo di un trancetto di dendice in doppia cottura. Prima è stato cotto a bassa temperatura e dopo è stato passato in forno, con una particolarità che ho fatto solamente nella parte di sotto una panatura al pan brioche. Panatura al pan brioche? Questa è una novità. Sì. E sopra abbiamo messo una classica, chiamiamola così, del pomodoro bruschetto, per andare a portare un po' di freschezza al piatto. Interessante. E dimmi un po', che temperatura hai usato per la cottura? 62 gradi. 62 gradi per la prima cottura, per la seconda cottura 168 gradi. In forno? In forno. Assaggiamo. Assaggiamo. Allora... Intanto aveva un aspetto che sembrava un po', come ti posso dire, sembrava un po' asciutto. A vederlo forse sì. Sì, a vederlo. Però ora l'ho toccato e non è proprio così. È morbidissimo, ecco, lo potete vedere tutti. E anche quello che sembrava secco invece non lo è. C'è da dire che poco fa l'involtino del tuo falso magro, anche lì dava la falsa impressione di essere asciutto e duro, quando invece nulla di più sbagliato. Quando l'ho messo in bocca era succoso, si è sciolto in bocca, era morbidissimo in tutte le sue parti. Quello non mi ha voluto dire come l'hai cotto, non me lo puoi dire, poi ve lo dico magari. Okay. Allora, questa la mangio o la tolgo? La questa pelle. Di qua va anche a mangiata scelta. Però infatti a scelta, io la pelle la preferisco lasciarla, così la polpa sì. Rimane sempre più morbida. E sì, poi attende, sì, se sì. La vuole togliere o lasciare. Sì, sì, fa da separatore termico. E da diffusore termico anche. Allora, sì, in effetti, qua si vede che è
Il profumo è quello del mare. Hai detto questa è una? Un pan brioche, questo è un dentice. È un dentice. È un pesce bianco, normalmente più delicato. Esatto. Io ho l'impressione di mangiarlo con la brioche. Com'è? Com'è questo effetto? Effetto pan brioche. È dolce tendenzialmente, no? Ma poi esce fuori il dentice, che nonostante sia un pesce più o meno delicato, però come al solito lui, anche se questo non l'ha disidratato, ne ha concentrati i sapori. Grazie alle basse temperature. Infatti. Di cottura, al trattamento evidentemente. Ho proprio tosse le patate sotto vuoto. Sì, certo. Cioè, il prodotto iniziale viene stravolto, il prodotto crudo. Si concentrano i sapori, diventano dolcissime. E quindi la bassa temperatura secondo me è una grande cosa. La voglia. La voglia aiuta assai, poi preserva tutti i succhi all'interno che rimangono del prodotto, che sia la carne o che sia il pesce. Allora dovresti provare questo pesce a passarlo in questa riduzione di menta, che anche questa... Ora lo facciamo qua, c'è il tuo tratto. Il tuo tratto orientale nelle verdurine. Esatto, questo di qua praticamente è una finta caponata, che praticamente sono delle verdure spadellate con del curry e della paprika affumicata. Infatti, buonissimo. Comunque ti posso dire che anche da solo... Al suo perché. Questo dentice ha più di un perché. Straordinario. Vedi che mi stavo perdendo e vedi cosa mi sono perso con la norma. La norma a tutto tondo. Non manchi l'occasione. Non oggi, ormai. Ci faremo un articolo solo sulla norma. Solo sulla norma. Bene. Adesso però c'è il clou. Concludiamo con? Beh, ci vorrebbe un dolce, no? Ci vorrebbe un dolce, va bene. Però... Tu sai cosa dico io, che non è mia frase, ma l'ho fatta mia ormai, la dico sempre, chi mi conosce lo sa. Il pasticcere può fare lo chef, ma lo chef non può fare il pasticcere, tranne qualche raro caso. Lo posso anche confermare, però ora vediamo. Però tu dove ti poni in questa situazione? Nella via di mezzo, tra uno chef e un pasticcere. E allora passiamo alla via di mezzo di Carmelo Tondo. Allora, i dessert sono due che hai portato, è vero? Cominciamo con quello più vicino al territorio. Ok. Cos'è questo che stiamo vedendo in questo momento? Allora, questo di qua praticamente è un dessert chiamato Pasta Elena. È realizzato in una città qua vicino di noi, che si chiama Favara. Uh-huh. Parliamo di un pan di spagna, ricotta, mandorle tostate e cioccolato. Mandorle tostate che... No, questo è cioccolato, è dentro? È sia all'interno che all'esterno. All'interno, vedo qui che c'è diciamo una goccina di cioccolato. Esattamente. Nella ricotta. E questa decorazione? Questa decorazione del fondente è stata fatta apposta. È stata fatta apposta ad accompagnare poi il pan di spagna nella... Non è stato? No. Assolutamente. La sala, assolutamente. Male. Bene, assaggiamolo. Beh, il pan di spagna, non voglio azzardare, diciamo, giudizi. Allora, intanto il pan di spagna lo hanno fatto in cucina, perché sicuramente, certo. Purtroppo sempre in più pasticcerie viene comprato il pan di spagna industriale, non fanno più neanche il pan di spagna ai pasticceri, purtroppo. Allora, mi è caduto un po' di ricotta, aspetta. Io sono anche un po' provato da questa lunga detenzione. Qua c'è un caldo mano, pazzesco. Vabbè, la ricotta si sente che è ricotta. Ricotta fresca, zuccherata fresca, da noi naturalmente, si capisce. È chiaro. Aspetta che ti dico quanto zucchero ci hai messo. Come bilanciata? Ma io me la immagino a 3,50 per chilo. Siamo lì. 380, sì. 380, è vero? Allora, il pan di spagna lo trovo un po' asciuttino.
è tipico di questo tipo di torta. Non va bagnato come se fosse una torta. È leggermente, come vedi, non si sgretola comunque. Sì. È più compatto. Esatto. Allora. Però sento una sorta di aromatizzazione, come ci fosse un liquore, una cosa. No. Quindi tu in questo caso non è come la tua pasta alla norma, qua hai rispettato esattamente la tradizione. Questa è la tradizione, non ho modificato niente, quindi ricotta, pan di Spagna e ricotta e mandorle. Pasta Elena. Pasta Elena, ed è una torta che viene fatta. Diciamo qui. Sì, diciamo che è una torta, un tortino. Bene. Passiamo al secondo. Al secondo dessert. E lo andiamo a prendere. Adesso basta. È l'ultimo dessert. Promesso. Mi fermo, promesso. Potrei continuare ancora. Io no, però. Allora, abbiamo qua. Qua abbiamo un cremoso al cioccolato bianco e sopra abbiamo delle gocce di pistacchio. Gocce di pistacchio che poi è diventata una crema. Ah, col calore. Col calore del tortino. Questo è un'evoluzione, un rimaneggiamento del famigerato tortino al cioccolato. Esattamente. Vero? Esatto. Però non si presenta. Abbiamo fatto un po' qualche modifica, è un po' diverso. Abbiamo fatto più gonfio, all'interno è solamente bianco. Dobbiamo tagliare in due? Andiamo. In due? Sì. Oppure faccio il taglio famoso. Ma facciamo il piccolo taglio, dai. Piccolo taglio? Vabbè, tutto verde però, così si vede, ragazzi, dico. C'è tutto il verde. E il cioccolato bianco è sotto, allora è dentro. È dentro, sì. E un po' si vede qua. Ecco. Allora. Assaggiamolo, ovviamente. Qua io logisticamente un po' provato. Assaggiamolo. Ovviamente è un qualcosa che è completamente diverso dal famoso tortino al cioccolato, ma neanche l'impasto mi sembra. No, non è completamente tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Forse è un po' troppo dolce, ma è un dessert, in fin dei conti ci sta. È una buona alternativa al tortino classico. Al tortino classico al cioccolato. Bene, io direi di fermarci qui e concludere questo incontro. Beh, sicuramente abbiamo mangiato molto bene. Vi ringrazio. No, vabbè, dico, tu non sei proprio uno chef di primo pelo, c'è più di 20 anni di esperienza. Vero che non sei stato magari in grandi cucine internazionali. Ma devo dire che comunque te la sei cavata molto bene. Poi questa mania tu di disidratare, di concentrare i sapori. Cercare di mettere quel tocco in più alle pietanze. Sì, sì, sì. Perché come vedi faccio un tipo di cucina nostra, genuina, rispetto ai sapori, la materia prima eccellente. Gli esalti di esatto. Solito, di solito li concentri e li esalti. Ho visto anche i prezzi del menù. Sono in fin dei conti, considerando i piatti gourmet e anche le grammature, che sono abbastanza generose, sì. Tutto sommato siamo in linea con un buon ristorante aperto al pubblico come questo, che attenzione è inserito in questa struttura che si chiama Baia d'Ulisse, ma un suo nome che si chiama Il Mosaico. Esattamente. Quindi questo è il ristorante Il Mosaico all'interno del Baia d'Ulisse. Ma abbiamo fatto un conto oggi col titolare, saranno 50-60 euro, 65. Siamo lì. Senza vini. Quindi tutto sommato va bene, dico, ma difficilmente si riesce a fare un menù completo. Io devo dire che sto arrancando, fare il caldo, dico. Ma sono arrivato alla fine a stento. C'erano diverse portate raddoppiate. Una cosa però mi dispiace. Te l'avevo già accennato, manca un menù degustazione che secondo me è fondamentale. Lo so. Dovete riuscire a inserirlo. Niente, quindi ti ringrazio, ringrazio la direzione per avermi consentito di fare questa
recensione. E Carmelo Tondo, tutto sommato, grazie, con la sua con la sua norma a tutto tondo. Ma c'è un nome questa norma? Ma lo dovremmo chiamare così. È vero. E infatti abbiamo trovato il nome. Bene, no, no, questa cosa non è nuova, mi capita spesso, adesso un po' meno, ma in passato mi è capitato veramente spesso dover dare i nomi direttamente nell'articolo quando scrivevo ai piatti, che è un mio vezzo in un certo qual modo. Bene, grazie ancora. Grazie a voi, secondo. È stato un piacere. Piacere, grazie. Assolutamente mio. Per cucinartusi.it io ho finito qui. Grazie.